Hai visto, amore? Abbiamo fatto in un turno. Credo che abbiamo sistemato l'ultimo nemico. Ciao, Vapor! Ti muovi bene, Rina. Hai sfruttato il campo di battaglia a tuo vantaggio e hai combattuto con compostezza. Sembra quasi che i tuoi orizzonti si siano allargati. Non avevo mai notato quante cose succedessero sul campo di battaglia. Mi sono sempre scagliata contro ciò che avevo davanti. Alla fine mi perdevo senza notare il resto intorno a me. Volevo disperatamente fare il possibile per proteggere tutti. Quest'ultimo scontro mi ha insegnato qualcosa. Che ti ha insegnato? Ho imparato a concentrarmi sull'intero campo di battaglia. Così facendo potrò aiutare anche chi è più distante. È strano. Sapere di poter estendere il mio raggio d'azione per proteggere più persone mi aiuta a calmarmi. Bello. Sul serio, hai combattuto bene. Per un attimo mi hai ricordato Noriega. Oh, era forse un complimento. Se lo dite voi, deve essere vero. Grazie per l'iniezione di fiducia. Se devo essere del tutto sincera, ho sentito come se qualcosa dentro di me fosse cresciuto. Thank you. È come se mi fossi tolta un peso di dosso, ed è tutto merito vostro. Dai. Prometto che non ti deluderò. Puoi contare su di me, Noriega. Avendo completato tutte le missioni del Regno Terrore, puoi fare del Black Frost! Futaba. Non ancora. Agguato. Molto bene, agguato. Minchia, buonissima. Questa è ottima. Ok. Svelluto. Vediamo se possiamo fare Black Frost. No, non ancora, ci servono ancora 10 livelli per fare Black Frost. Ok. Faccio solo un pochino di pipì e arrivo. Ho preso la Digital Deluxe Edition di Persona 3 Reload con le host. Non riesco a smettere di ascoltare Full Moon Full Life e la nuova Area of the Soul. Hanno cambiato Area of the Soul? Devo vedere. Devo vedere. I should write that down. Ok. Missioni non ne abbiamo. Let's go. Beh, ho il bagno letteralmente qua dietro, Ventu. Devo fare, come ho detto, solo un pochino di pipì. Ho appena finito la storia di Tekken, sono confuso. È giusto che tu lo sia, Vapor. Ci siamo. Compagni, dopo tante avversità siamo finalmente giunti al momento decisivo. Alla battaglia! Daremo a quel porco il castigo che merita. Caspita, sono davvero pronti a scatenarsi? Almeno sono della nostra. Che c'è, Rina? Sei preoccupata per lo scontro? Oh, scusate, era così evidente. Stavo solo pensando che una volta aperta questa porta non sarà più possibile tornare indietro. Oh, ti stai facendo prendere dal panico. Non è da te. No, lo scontro non mi preoccupa. È più come se avessi lo stomaco in subbuglio. Forse è solo ansia da combattimento. Sono sicura che passerà presto. Non sappiamo cosa ci aspetta lì dentro, ma la bilancia pende in nostro favore, questo è sicuro. Il morale è alle stelle e ormai siamo abituati a combattere in queste stanze inquietanti. Tanto ci manca solo un altro scontro, giusto? Siamo vicini a far calare il sipario. Impegniamoci per chiudere in bellezza. Giusto, è ora di mettere fine a questa storia. Let's go. Qualunque cosa la storia abbia in serbo per me, sono pronto ad accettarla. Andiamo, Noriega. Facciamola finita. Sono pronto quanto voi.
Abbiamo fatto tutta questa strada. Non possiamo che andare fino in fondo. Possiamo farcela, tutti insieme. Ok, andiamo. Dietro la porta numero 5 c'è... La farsa è finita! Fatti vedere! Dove ti nascondi? È la tua ultima possibilità per arrenderti! Come osate disturbare la santità del mio dominio? Feccia che non siete altro! Portando i vostri collaboratori in questo luogo sacro, presumo che... Quella voce... Siate tutti pronti a pentirvene amaramente! Ah, era davvero Nakabachi, pensavo fosse Toshiro. Lo sapevo, Nakabachi! Che delusione, Kasukabe. Ero convinto che fossi più sveglio di così, un vero peccato. Nakabachi, tutti i tuoi crimini sono stati denunciati al pubblico. La nostra ribellione è stata un successo, sei stato tradito da tutte le tue spie. Ma di che cazzo parli? Non crederai davvero di aver fatto la cosa giusta organizzando la tua piccola rivolta, vero? Certo che sì. Se non ci fossimo opposti, saremmo... Ecco. Non lasciarti intimidare. Scusa, ora sto bene. La giustizia è dalla nostra. La rivoluzione è vicina. Epureremo il male da questo luogo ed è ora di regolare i conti. Ne ho abbastanza di questo baccano. Non vi siete accorti che state semplicemente raccogliendo ciò che avete seminato, razza di buoni a nulla? Ma è il tuo compito insegnare agli studenti a distinguere il bene dal male. Invece non hai fatto altro che sfruttarli per il tuo tornaconto. Silenzio! Voi mocciosi non fate che ripetere di continuo questa immatura cantilena. Ascoltatemi bene, cari studentelli. Dicono che la società funzioni come una canzone in cui ogni elemento contribuisce al risultato finale. Ma è una vera assurdità! La gente approfitta del prossimo per salire la scala sociale. È un concetto semplice, come fate a non capirlo? Questo qui non vuole proprio saperne. Ripete sempre la solita solfa. Hai riscattato studenti per il tuo tornaconto, facendo il bello e il cattivo tempo della scuola. Se dobbiamo punirti ancora, allora lo faremo. Sì, riprenderò il mio vecchio ruolo. Nakabachi, ti dimostrerò ancora una volta quanto ti sbagli. Hai sentito? Stai per prenderle, verme. Ci sono quelli che governano e quelli che sono governati. Come fate a non riconoscere questo motivetto ricorrente? Quante lezioni vi servono per ficcarvelo nella testa, vabbè! Inizializzazione curriculum di addestramento, avvio istruzioni! Ah, è un robottone. Ma che diavolo? Robot in arrivo, mi chiedo quali siano le sue specifiche. Beh, io mi chiedo come cavolo faremo ad affrontarlo. Dobbiamo solo fare la nostra parte. Arriva! È un robottino. Completa il livello, entro 14, nessuno finisce KO. Let's go. No! Abilità proibite. Via tu, dentro Ryuji, best boy. Sembra la versione base della gun. Abilità proibizie. Devo sparare a quel merda. No, devo ripetere, perché lui non deve essere lì. Riprova. Lui, con Ryuji devo sparargli da più lontano, perché sennò lui è in guardia.
Però con Ryuji non ci arrivo. Ci arriveremo con N. Un po' più avanti. Lei blocca. Vabbè, spariamolo per gradire. Ah, è vero, i sassi. Passare. Evoca guscio. Ah, vabbè. Bene. Minchia. Ah, grazie. No, potevo spingerlo a triggerare il critico subito grazie a Ryuji là sotto, non ci avevo pensato. Facciamo fine turno e rifacciamo l'ultimo. Allora, se Ryuji è qui e con... Ah, non possiamo, però se facciamo così... Non abbastanza. Però con N potremmo... No. No, allora non potevo fare nient'altro se non appunto sparargli. Cioè, colpirlo con Ryuji. Fare così.
Abilità proibita. Qui ci sono le scale, giusto? Forse è meglio se ci vado con N. No, con N posso andare anche più. Però lei, attenzione. Ah, allora sì, conviene che ci vada con Danny là. Con Danny quello che posso fare. Il giudice fantasma non ci arriva. Possiamo fare il prossimo turno. E allora con lui, Mazio Dine. E spacchiamo loro. E con cosa stiamo qua? Grazie. Mi blocca anche giudice fantasma? Lì, quello è un ninja? Quello è un ninja. Dovevo fare il colpo normale. Però col colpo normale poi non triggeravo il critico. Però coso è bloccato qua. Facciamo fine turno e ripetiamo l'ultimo. Dicevamo. Con lui spariamo lì. Televarco. Con lei. Questo concede un critico. Mi televarca di nuovo. Non ci sono altre scale, ci sono solo ste pedane. Sbalza, no, non sbalza. Allora. C'è bisogno di... Non so se funziona. Blocca.
ma così funziona. Sì, però rimane qua. E non la sposta. Allora, chiudiamo il turno e lo ricominciamo. Puoi usare oggetti curativi? Sai che non lo so, non credo, non l'ho mai fatto. Sarebbe il turno di abilità proibite. Ci sono solo le abilità. Allora, se invece mi piazzo qui e faccio un giudice fantasma, non serve fare il giudice fantasma perché già così mi dà un addosso. Così però me lo blocca lei. Oh no, usa. Qui. Ah, c'è la pedana rossa qua. Ricordarsi, Ventu. Aia.
E c'è questa che caga il cazzo. Avrei bisogno di un membro lì per levarmela dalle palle. L'ideale sarebbe fare tornare grazie. Quanto puoi? Perché non si è attivata sul primo colpo? Perché non si è attivata sul primo colpo di Irina? Ciao, Masta. Quindi se io venissi qua e lo spingessi... Ah, l'ho già da come addosso? Perché con catena. Non ci arriviamo. E per una volta lo facciamo a 2 stelle. Per una volta lo chiudiamo a 2 stelle. E per la prima volta ci muore Ryuji. Sono molto triste.